Io non me l'aspettavo comunque chiesa titolare. Aspettavo un primo tempo molto, molto bloccato. Molto bloccato. Con McKenny che andava a coprire, a dare una mano a Danilo contro Kvara. Così cambia un po' tutto, perché mi viene da dire che tu non metti Chiesa e Di Maria titolari a Napoli con Miretti, Fagioli e Ken come migliori giocatori da inserire a partita in corso. Perché oggi in panchina hai molta meno potenza di fuoco. Probabilmente l'idea di Allegri in questo momento è di fare la partita nel primo tempo e di gestirla nel secondo. E devo dire la verità, mi sorprende questa cosa. Oh, ragazzi, si inizia, Napoli-Juve, palla nostra. Weston, svegliati! McKennie! Tre palloni toccati, tre palloni sbagliati. Non te li fischi, Alessandro. È inutile che te la prendi con l'arbitro. Se non li fischia, non li fischia. Cioè, solo 10 minuti sono passati. Solo 10. Rabiot è dovuto andare su Kvaratskhelia. Rabiot c'è dovuto andare. Mamma mia! Per forza li abbiamo fatti entrare nero, li abbiamo fatti tirare. Forza non basta. Fa bastare. Chiesa è l'ultimo uomo. È l'ultimo uomo, Chiesa. Bene, abbiamo pescato il cartellino degli imprevisti. Se la partita era stata pensata in un modo, è ora di cambiare. Dai, rega. Fuori coglioni adesso. Po' che non prendiamo gol, adesso è successo. Dobbiamo abituarci a fare un'altra partita. Ragazzi, stanno vincendo 1-0 loro, Bisogna sganciarsi. 19 minuti, non l'abbiamo vista. Era il cappuccio. Sì. Buono a traversa di Di Maria. Oh, raga, bisogna arrivare prima sui palloni, Se non arriviamo primi sui palloni... Dai, Alessandro! Dietro, dove vai, Alessandro? In guerra. Ma dove cazzo vai? Ma appoggiati. Dai, Weston. Oh, Weston, se recuperiamo il pallone, però lo recuperiamo davvero, Non è che lo tocchiamo e lo lasciamo lì. Bravissimo Osimhen. Bravissimo Osimhen. Bravissimo Osimhen. Forse Szczęsny qua poteva far meglio. Bravissimo Osimhen. Adesso è difficile. Adesso è dura. Adesso è molto complicata. Bremer qua. Dormita e anche Szczęsny probabilmente poteva fare molto meglio. Szczęsny però in controtempo, Szczęsny aveva coperto bene il suo palo e... 3-4-3 ha detto Locatelli, 3-4-3. Dai, bisogna cercare di ridurre lo svantaggio entro il 45esimo. Dai. 2-1. Dai. Bravo Milik e bravo Di Maria. Bravo Milik e bravo Di Maria. Vabbè, un gol che è andato molto bene, che passa in mezzo alle gambe di Kim. Però la giocata è tutta di Di Maria, Ma io non farei cambi in questo momento. Cioè, intanto bisogna capire come vuoi tornare in campo. Perché questa formazione con questi 11 la puoi giocare esattamente come avevi iniziato. Ma secondo me non è tanto stato un errore di formazione. Cioè, non è che se la giochi così la perdi, se la giochi in un altro modo la vinci. Non è quello il discorso, Non è assolutamente questo. Il punto è l'atteggiamento, perché noi siamo sempre stati praticamente in questa situazione nel primo tempo, sempre schiacciati, accettando il fatto che loro venivano giù e cercavamo di contenerci tanto. Appena abbiamo iniziato a pressare, siamo venuti su, abbiamo iniziato a trovare gli spazi. Porca di una puttana, ma come cazzo fate a parlare di mercato in questo momento? Come può essere una preoccupazione il mercato in questo momento qui? Davvero? Cioè, rispondetemi seriamente, rispondetemi. Come fate a pensare al mercato al 48esimo di Napoli-Juventus? No, Alessandro!
Vabbè, ma ragazzi, oh, ma lì dietro che cazzo c'è stasera? C'è solo Danilo. Cioè, Vatelli voleva uscire e gli hanno detto di no. Però protestano tutti, che cazzo è successo? Noi facciamo passare anche ste palle qua. Vabbè. Non so come si facciano a far passare ste palle qua. Sì, vabbè, Bremer! Oh! Svegliamoci, Bremer! Svegliamoci, Sciolti come neve al sole. Sì, ma McKennie si sta passeggiando. Vabbè, dai, Paredes, su, Paredes. Che cazzo è sta roba? Ma che cazzo è metterci la gambina e togliere la gambina? Vabbè, ragazzi, adesso stiamo veramente regalando la partita al Napoli, eh? Gliela stiamo regalando sul 3-1. Oh, Bremer. Oh, mister, cambiamo Bremer. Mister, metti Rugani. Non lo... cambiamo Bremer. Fuori Bremer, dentro Rugani. Non so che altro dire. Che cazzo c'ha Bremer? Oh, Paredes, ma perché mi giri il culo, Paredes? Bravo, Danilo. Porca puttana, l'unico lì dietro che sta giocando la partita. L'unico. Bremer. Bremer. Beh, ma ascolta, Bremer. Beh, ma ascolta, Bremer. Beh, ma ascolta, Bremer. Oh, Bremer. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma io non lo so, cioè gli ha ridato la palla ancora? Ma gli ha ridato la palla ancora? Palla nostra ancora, palla nostra, gliel'ha ridata ancora! Gioca con loro, tifa per il Napoli. Mister, toglilo. No, no, non c'è. È un uomo in me, è un uomo in più per loro. Mister, toglilo. Levalo. Non c'è. Ma Chiesa deve giocare da solo? Ma dove sono gli altri 10? Ma dove sono? Io non io lo dico sempre. Puoi perdere, gli altri sono più forti, perdi, va bene. Ma dove cazzo sono i giocatori? Kostic non è un terzino, ma si vede, vabbè, niente. Cioè, adesso speriamo di non prenderne 10, perché altri 5 ce li fanno in 20 minuti. Altri 5 ce li possano fare, altri 5 tranquillamente. Ah, ce li possano fare tranquillamente. Ma la cosa che sorprende, la cosa che mi dà fastidio è che sapevi, no, che loro erano più forti, nel senso che avevano una struttura di gioco più organizzata della nostra, erano comunque una squadra più squadra, noi siamo una squadra più contenitiva, loro sono una squadra più esplosiva, sono una squadra più fluida. Però il primo tempo che praticamente avevi iniziato a spingere dopo che eri andato sotto di due perché non ci stavi, sembravi aver ribaltato l'inerzia, dovevi dargli la botta psicologica, invece no, loro sono tornati dentro con più testa di te, quindi non solo dal punto di vista della gestione del campo, della gestione della partita, dell'efficacia del gioco, non solo quello, anche qui, e questa è la grande differenza. Ma no, io non spengo, me la guardo tutta. Eh sì, io mi aspettavo di pareggiarla. Dai, fenomeno. Te non sbagli mai un pronostico. Tu tutte le volte che pensi una cosa si realizza. Fenomeno di sto cazzo. Sei un fenomeno di sto cazzo. Primo messaggio nella chat, ovviamente, aspettato venire qua. Mi segui, però fai finta di no. Ma dai, ma poveraccio. Ma se noi facciamo 2 o 3 cambi in più così vinciamo 3-0 perdiamo 3-0 a tavolino. Ah, guarda Paredes che testa di cazzo, che è andato a dare una pacca Osimhen per niente. Ma perché? Ma io voglio sapere che cazzo gli viene in mente. Eh sì, questi sono più di 3 punti. Pesano più di 3 punti questi. Non solo 3 punti questi. Nell'ultima partita che la Juve ha preso 5 gol aveva fatto gol. Doppietta Allegri contro la Juve? Cosa stiamo dicendo? Sul serio? Mancano 40 secondi. Complimenti al Napoli. Complimentoni.